una storia, un calvario lungo, tragico. Quanto ha in comune con la storia che ha colpito suo marito? Ha molto. Giovanni ha espresso il suo desiderio. Allora, lui... Il desiderio di Giovanni è stato esaudito. Lei ha qualche rimorso o qualche rimpianto? E oggi mi porto sul groppone. Signora, fino al 2007 com'è stato il percorso della malattia? Come... Il medico l'ha scritto in cartella e ha detto: Maddalena, da oggi lei non... ...della signora Maddalena e di suo marito Giovanni. Maddalena, grazie per averci raccontato la sua storia. Grazie a voi. In bocca al lupo, grazie. Che pagano il conto di questo, perché vanno in cassa. Le cose sono nel nostro paese. Bisogna sapere che a questo tipo di... ...ad aprile, Marchione è venuto in fabbrica, ci ha detto che noi eravamo, prima del corso che abbiamo fatto a gennaio e febbraio, eravamo dei lavoratori assenteisti, dei lavoratori con scarsa produttività, scarsa, elevatissimi, sia sull'assenteismo, non c'è più assenteismo. Alla ripresa del corso abbiamo messo l'azienda in difficoltà. Avevamo un'azienda che certificava la nostra qualità, che si chiamava VPC, un'azienda estera, che a settembre è stata mandata via perché la prima TV di Stato ci ha dato un poco di visibilità. Noi abbiamo fatto... Quella che fa il nostro amico Domenico. Domenico, noi non possiamo aumentarti i soldi che teniamo in busta paga, non possiamo farti uscire dalla crisi, non possiamo fare nulla, ma una cosa la possiamo fare. Un secondo per gli auguri a tuo figlio che oggi compie gli anni. Pronti, professore? Partiamo subito con la prima fase dell'intervento. No, è bellissimo. Sei un cocktail a base di perla. Quindi è alcolato di perla mischiato col sakè, quindi sono... Ma Boccaccio arriva da solo, ma che te devono dire? Che te... Fila una serie di domande, vogliamo sapere cosa si fa, cosa non si fa, il bon ton. Allora... Se è rivolta al maschile ovviamente, è solo bipartisan. Allora, la Wing Woman, quindi viene... Anna De, la nuova Sardegna. Sarà un'inchiesta disposta dalla Procura della Repubblica. Un'altra storia, una storia prematura di una giovane ragazza. Parliamo di Alba Munafò, di soli 19 anni, che lo scorso fine settimana ha perso la vita al bar con degli amici. Lei sapeva che sarebbe andata in discoteca? Sarebbe andata a ballare, non sapevamo magari se lì a Milazzo o a Messina. Un progetto diverso per Alba, perché così come è stata la dinamica... Il caro che diceva: mamma, sono sprecata. Sono sprecata per questa terra. È una ragazza anche molto bella. Dicevo, Maurizio, Alba è arrivata in ospedale già in... La radiazione come avviene? L'irradiazione avviene in questo modo. Praticamente... Molto interessante. Dottoressa, diamo ancora informazioni con il vero falso. Va sì. Bene? Pronti? Speciale a tutti i miei ammalati. Coraggio. Buona domenica a va tutti. Va bene. Noi... L'ospite con me è il signor Ugo Picano. Cos'è accaduto quella notte, signor Ugo? Perché a quell'ora, dico, mica portano le multe. Purtroppo però ci hanno detto che sono venuto sul caso, queste cose non avvengono più. E chiedo ai politici, chiedo a tutti, alla comunità, che queste cose non dovrebbero... Cioè, ci dovrebbe essere più sicurezza, e... ma molto di più sicurezza. Capire voi che cosa ne pensate, il signor Ugo seguirà questo dibattito e poi alla fine ci dirà che cosa ne pensa. Se è odioso, ma va detto. Al momento il risultato dice sì. Sta veramente euro. Scaldando i nostri telefoni, vi vogliamo far vedere alcuni. Solo chiacchiere, perché se dicono tanta di quella cosa, poi alla fine tutto passa. Io proprio strettamente ai politici che... Signor Ugo, le do ancora la camera per un minuto. Io vorrei che lei chiedesse che cosa desidera. Esattiamo pagina e voltiamo proprio una pagina di Agenda Italia. Ascoltiamo dove ha da portarci, che cosa ci consiglia. Persona, quando una persona è colpita da infarto, come si interviene? Ce lo fa vedere Milena Minutoli. I fattori di rischio, e proprio visto che abbiamo qua il professor Attilio Maseri, ve lo voglio ancora una volta ricordare, ancora oggi, 15 febbraio, l'ultima giornata di una casa per essere con noi. Buongiorno. Allora, Roberto, quelle sbarre. Ma lì queste sbarre, la porta non c'è. Che le imputavano? Una settimana circa. Dopo una settimana, per una settimana lei non ha saputo. Sono di trasferimento di pochi giorni, arrivo a Monte Carlo e sicuramente, perché quello che è il pubblico registro automobilistico in Italia. Io l'ho chiesto prima, lei mi ha detto è ancora non benissimo, come pensa? Riprendere dopo una storia di questa, essere additati in questa maniera e riprendersi è molto molto difficile. È certamente molto difficile. Roberto, noi le possiamo solo, c'è qualcos'altro che vuole dire o possiamo augurarle in bocca al lupo? Consiglio sul come comportarci qualora avessimo a che fare con cibi scaduti. Sentiamo.
Grazie Franco. E noi dal centro passiamo al nord Italia, infatti prende il via oggi l'Ice Music Festival a Merano in provincia di Bolzano. Quindi emozioni garantite per una musica davvero da brividi. Ma ora torniamo a collegarci con il nostro Paolo Notari che è in diretta per noi da Sanremo. Paolo. Ronde e di sicurezza, come sempre prenderemo spunto da una storia e poi ci sarà il talk con Franco. Sono stato proprio il primo, è partita praticamente da me, alle prime ronde proprio nella sua città di Voghera. Sì, nel 1996 avevamo una situazione di grande... per segnalare una situazione... Ci fu un impatto mediatico incredibile. Dopo qualche mese aprirono il commissariato e noi abbiamo risolto oggettivamente. Si impone subito una domanda, questa storia. Ma guardi, apre una guerra nei quartieri. Allora, la cosa è che il cittadino con alto senso civico... Se l'è cavata pure stavolta. Non piove. Ma dai, però fa freddo, mi sembra che faccia freddo. No, fa vedi, freddo? C'è tutto la giro per il mondo fino al 2001, quando rischia la morte. Porter, dopo anni trascorsi come manager, nel 2001 decide di diventare per l'appunto... Aveva... questo appuntamento col destino, suo. Voi attendavate con ansia la tua epatite virale perché tu eri in quella macchina altrimenti. Dopo Pesce pure non sono mai più ritornato perché sto aspettando, cioè devo sentirmi pronto per andare a fare certe cose, cioè sia ritornare perché se vado in opportunità, perché poi quella è stata una disgrazia, ma poteva. Quindi questo dice un... sia il punto, insomma. Mi sembra che non ci sia un modo di uscirne fuori, sembra un loop. E provi a fare degli scatti e vedi che in notturna l'effetto era fantastico. E quindi volare, ce ne dovrebbe essere una che la nostra puntuale regia probabilmente ci può mandare in onda. Vediamo se riusciamo a vedere. Intanto, ecco, se va in onda, se no, se tu ci vuoi dire. Hai una foto che hai scattato, a parte quelle che hanno vinto i premi? Mangiando quel cibo con quell'acqua, praticamente sono un tasso di malattia, leucemia pazzesca. Ci di poterti riospitare. Va bene, speriamo. Come sempre andiamo a strade e quindi si cronicizza la situazione e non c'è più possibilità di essere... Fantastico, andiamo avanti. Poi abbiamo in realtà... Posso per me? E quindi non riesco a guarire, no? Ho delle presenze, perché ci sono persone che non sono mai venute. Farsi e portare all'insorgenza della patologia, ce lo spiegherà molto meglio chiaramente il nostro... Questa 59esima edizione targata Bonolis, di grande successo. Bene.